Ciao ragazzi, eccoci qua con Cuchino, mi fate anche guardate. auguri Cuchino. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy Cookie Year. Ma che cappello in testa, si vuole vedere? Gli volevamo mettere il cappello, se l'è tolto, se l'è mangiato, l'ha distrutto. Guarda com'è buono. Com'è buono perché solo perché sta un poco pieno di sonno e allora a tradimento si sta. Con due coccoline si sta. Dammi i piedi, oddio. Ma è bello. Ma è bello dolce. Vabbè. Dormire ora. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Nuovo video su cose di casa. Vi abbiamo già fatto quello su My Sound Mond. E voi volete anche questo qui, che è un po' più casalingo. Ce l'avete richiesto tantissimo. Siamo andati da Coimport, siamo andati da Casanova, dai negozi che avete visto anche nei video vlog più economici rispetto a secondo mondo. Abbiamo trovato tante cose, sempre stile shabby chic. Shabby chic. Ovviamente lo sapete che vi piace questo stile così bello classico, insomma shabby chic. Vabbè, lo sappiamo cos'è shabby chic. Ragazzi, insomma piace un po' a tutte le donne. E adesso vi farò vedere delle cosine autoregali che sono bellissime. Allora, questo qua ragazze è tipo un pendino per asciugamani che io praticamente ho comprato e c'era lo sconto, infatti c'è ancora il cartellino al 50%, l'ho pagato 24 euro e l'ho comprato da Coimport. Tutte le cose che vi faccio vedere le ho comprate con i miei soldi, ci tengo a specificare. Vi diciamo il negozio perché se voi volete acquistarlo, ma non è perché ne perché vi dico il negozio perché vediamo. Mi piace che sono cose fra donne, quindi se io ve lo faccio vedere non vi dico dove l'ho comprato, pare quasi che poi dopo facciamo qualcuna sì, ci rimane male, dice che me lo fa vedere a fare, me lo voglio andare a comprare, quindi io però le ho comprate. Io non ho nessun rapporto con le aziende. Purtroppo, se qualcuno mi vuole regalare qualcosa, io lo accetto volentieri per la mia casa nuova. Vabbè. Però comunque questo qua è troppo bello, ragazzi, ed è un... è fatto proprio bene. Guarda com'è bello, un portasciugamani classico, stile shabby, anche sotto è particolarissimo. E praticamente però non è che ci vanno tante, cioè carino, però non è che ci vanno tante asciugamani, ci sono solo due asciugamani. Vabbè, c'era anche quello là normale, però io ho voluto questo che piaceva, deve essere anche carino. Guardate com'è pesante la busta di Coimport. Ho comprato tante cosine da Coimport. Bella pentola bianca. No, io volevo, ma questa è bella sta no, in tutti i negozi andate, cercavo una pentola bianca. Volevo una pentola bianca, non va bene, non è shabby. Bianca, shabby, l'ho trovata. E praticamente però volevo queste qua col fondo di pirla che non si attacca, quindi che non si scolla quella roba. Sono belle così, l'ho pagate anche, c'era lo sconto, tipo questa 13 euro al 50%. Sì, non costa nulla. Sempre da Coimport, questo che è troppo carino. Ah, quanto è carino. Questa è una chicchetta, praticamente, non una cacchetta, una chicchetta, cioè praticamente un cosino per che si mette il tè dentro, oppure quello che volete caffè, voi, zucchero. E sopra c'è sto galletto, c'era tutto il servizio così. Questo l'ho pagato 4,50 euro, quindi non tanto. E ti piace, Nancy? Sì, sì, moltissimo. È carino, è questo. Poi ho comprato... Ah, ecco, perché questo qua... Ah, fuga. Adesso lo compriamo. C'è il bazzoletto con tutti i barattoli di fuga. Sì, sì, è bellino questo qua. Speriamo che non scassini... Guarda a me, ogni cosa che... Rompi! Già rotto! Pezzettino, si può incollare nel trasporto, già si è rotto un pezzettino, comunque era bellissimo. Questo qua è tipo un bassetto con tutti i fori a cuoricini, si mettono sopra i barattoli, guardate così. Adesso ve li facciamo vedere. Ecco qua un altro barattolino, anche questo 4,50 è venuto. Questo qua è per il caffè, sempre con il galletto sopra, e viene così. Ecco qua, troppo carino questo. Questo è per bellezza, cioè si mette sopra in cucina, sulla credenza, è carino carino. Questo anche l'ho pagato con lo sconto 4,90. Anche di questo qua c'era tutto il servizio, cioè c'erano anche le tazze, pirocchi, le tazze, cose. Io però ne ho preso solo uno, è troppo troppo bello, praticamente è rosa, non so se riesce a vedere, con dei cuori, troppo troppo carina questa qua. Va anche nel forno, è una piccola perofila, si può fare le patate, si può mettere insomma quello che è un tortino, una cosa buona. Poi da Coimport abbiamo preso anche queste. Sembrerebbero asciugamani, sono asciugamani, ho preso. Sì, sono asciugamani. Sono asciugamani piccolini per i cani. No, però sono carine, dai, perché portano qua tutto il ricamino.
di merlettino qua rosa e qua bianco. Anche queste sono sciabbine, anzi, dai. Però troppo vicine. Vabbè, perché io volevo anche le grandi, ma non c'erano. Poi da casa nuova io ti ho scelto queste tazze. Esatto, guardate come sono belle, ragazze. Lei ha detto prenditele perché sono bellissime. Guardate come sono belle. Questa qua costa solo 3 euro. Si intona al servizio di Maison du Monde, che abbiamo fatto vedere nell'altro video, ragazze. Ditemi se è così e costano di meno. Poi la cosa bella è che sono sciabbi, perché sono tutte consumate sul bordo. Non so se si riesce a vedere. Hanno il cuore e hanno anche un cucchiaino. Troppo. C'è anche questo formato, l'abbiamo preso. L'abbiamo preso per il latte. Tutte e due. Questa per il tè. Questa è per il latte, per farci la zuppetta. E questa è per il tè, oppure per un cappuccino, una cosa. Però sono davvero pure con la bella. Cado vicino il succhio. Cioè, ma è finto! Ma dai, ma davvero? Ma giusto credere. Cioè, no, stai ferma, tu la rompi. Cioè, è finto il cucchiaino. Cioè, io non lo so, vabbè. Aspetta, un po'. Tutti i bidoni, tutti noi li acchiappiamo. Il cucchiaino finto. Cioè, uno beve con un cucchiaino così poi. Cioè, pensate che noi abbiamo occupato questa tazza quasi scusi.